La condivisione politica fra Italia e Germania è fondamentale per l'intera Unione Europea, il cui rafforzamento è da sostenere in maniera convinta. Abbiamo bisogno di un'Europa sempre più coesa sulle politiche interne oltre che in politica estera, e in questa chiave è dirimente superare il meccanismo dell'unanimità in seno all'Unione Europea. È un prerequisito per la solidità politica della stessa Unione. Abbiamo affrontato i temi economici che sono al centro dell'attenzione in questo momento. C'è l'esigenza di una politica energetica europea comune che deve garantire la sicurezza degli approvvigionamenti senza rinunciare alla sostenibilità in coerenza con tabella di marcia che l'Unione Europea si è data. Abbiamo poi parlato di salario minimo, che è in realtà in Germania, uno strumento che anche in Italia potrebbe contribuire a contrastare il fenomeno del lavoro povero e restituire dignità ai lavoratori. Abbiamo utilizzato questo incontro, questa opportunità, caro signor Presidente, per parlare in particolar modo delle emergenze, delle crisi con le quali ci troviamo a confrontati nel nostro continente. Non è la prima volta che lo facevamo, avevamo avuto un'occasione a Lubiana, appunto, nel corso della conferenza dei parlamenti, dei presidenti dei parlamenti, e anche in questa occasione si è parlato delle crisi continentali e abbiamo accolto con molto piacere il suo suggerimento di una conferenza dei presidenti parlamentari sotto la presidenza del G7.